a casa di Liliana. Levi? Levi. Levi. Guido, in pentola andiamo a mettere uno spicchio d'aglio, un bicchiere di riso, lo laviamo per togliere parte dell'amido che c'ha addosso, lo mettiamo nella pentola insieme allo spicchio di aglio. Qua mettiamo il riso sul fuoco e qui aspettiamo che vada via l'acqua con cui abbiamo lavato il riso, e dopodiché metteremo l'olio. Un terzo di bicchiere di olio, sono 2-3 cucchiai circa, lo mettiamo sul riso che già si è asciugato sulla fiamma e quasi a soffriggere. Un pezzetto piccolo di cannella, veramente un pezzetto piccolo, e una bustina che mezzo grammo di zafferano, che lo zafferano lo diluisce in acqua calda dentro il bicchiere. Allora, in tutto abbiamo messo un bicchiere e mezzo di acqua e un bicchiere di riso, uno spicchio d'aglio, lo zafferano, 3 cucchiai di olio. E poi lo lasciamo cucinare a fuoco lento. Diciamo che si tende a tenere l'acqua dentro il riso, non farla evaporare. 15 minuti circa, 17 o un po' di più, vediamo un po' il riso. Sì. Eccolo, è pronto. Spegniamo il fuoco. Lo facciamo così. Lo copriamo, si asciughi. Non si imbazzano. Allora assaggiamo il riso. Un mamma sta in metturnal bezzurà di nar mamasto, veramente buono, delicatissimo. Le spezie non sono aggressive, è piacevolissimo.